Rosy, buongiorno. Ne so, così la devi messa. Dai, Rosy, vieni. Vieni, vieni. Stai qua. Tu cosa vuoi? I cani non vanno d'accordo e dobbiamo tenerle separate. Per far uscire una devo chiudere l'altra. Mary? Arriva l'uragano, uragano, Lei fuori? Vai a fare la pipì? Brava! Ciao, fai a fare la pipì! E ora possiamo aprire. Oh, scusami! Ti ho pestato la coda! Prego! Ciao, sì! Seduta. Rosy, andiamo a fare un giro? Andiamo a fare un giro? Sì, andiamo. Ah, Rosy. Vai a fare un giro. Vai a fare un giro. Si aspetta che mi spulcio. Andiamo. Sono le 10:30 del mattino, ma fa già un caldo assurdo. Allora, una passeggiatina. Forse riesco a fare un po' di yoga. E poi vado a lavorare. Ho aperto questo canale YouTube con intento di far vedere le cose che mi piace fare, la mia passione, cioè visitare i luoghi abbandonati, che mi piace tantissimo. Poi mi sono resa conto che non ho tutto questo tempo, risorse, quindi ho dovuto un po' accantonare questa idea, nel senso lo farò quando potrò. Ah. Dicevo, ma da qui a creare contenuti sufficienti per portare avanti un canale non credo di riuscire, però abbandonare l'idea del canale non mi piace. In fondo tutti noi siamo molto curiosi della vita degli altri, ma non è solo perché ho una curiosità morbosa, ma perché tutti noi siamo affascinati dal processo, come le persone affrontano i loro problemi nella vita reale, come li risolvono, come reagiscono, come fanno a cavarsela. Questo è un enigma, perché la vita è dura. Ma messe insieme le cose non è sempre semplice. Perché ho 4 figli, perché ho una casa grande, 2 cani, 4 gatti, un lavoro, e riuscire a fare tutto non è sempre possibile. Rosy, aspettami. Così è caldo. Prada. Prada. Cosa c'è? Vuoi uscire? Andare fuori? Ma vuoi andare fuori? Mi rottono, gattona. Vuoi andare
andare. Ciao. Le metto ancora un po' perché sono ancora... No, non importa. No? Sembra una clava. Dal lente sto tuo marito. Polpetti di soia. Allora ho parcheggiato, ora si va a lavorare, adesso devo entrare in ospedale, l'idea non è che mi fa impazzare di gioia, ma è la vita. Buongiorno. Che bello uscire dal lavoro, è ancora chiaro, è bello andare a casa. Ray, vieni, siamo a casa, vieni.